che ha comprato la Galbania Melzo, sì, da Egizio Galbani, però sì, mantenendo il nome di Egizio Galbani, sì, comprata dai tre fratelli Verdizzi, che erano Rinaldo, Rinaldo, Achille e Ermenegildo, sì, l'ultimo. Erano tre fratelli, ognuno nel loro campo. E suo marito era parente, comunque. I cugini primi. Però quando mio marito non ha voluto più studiare e ha fatto le tecniche, e non ha voluto, sì, più studiare, allora abbiamo fatto il militare, e mio suocero, perché era figlio unico, ha detto, sì, vuoi andare a lavorare, tu vai a lavorare se ti prendono Rinaldo, Achille e Rinaldo. Ma ti prendono come tu fossi uno qualsiasi, ricordi, lavorai peggio di un operaio, operaio per diventare qualcuno. E quindi ha cominciato. E infatti alle volte si addormentava sul lavoro perché non ce la faceva. Di giorno aveva l'amministrazione, di notte il casone e tutte quelle robe lì, poi così è un lavoro estenuante, veramente forte, forte. E allora, dato che i capi, c'erano i primi cugini, avevano capito che ero un uomo con gli occhi molto alti, ho detto tu mi devi far fuori lo stabilimento, uno dei migliori della Galbania. E se però andate a vedere tu e tua moglie, se vi piacerà, però piacere o piacere, la cosa è questa. Noi siamo venute Piero Guerra che è del 43, siamo arrivate tutte e due, siamo arrivate con quelle della Comerisimo Milanese, che era una scherpa. Cascina. Cosa c'era? Io mi ricordo sempre che il portinaio ha aperto il cancello, pensa, ma Gino, ma lo stabilimento dov'è? Ma non lo vedi quel casotto lì? Ma come questo casotto? Allora cosa fai? E lo butto giù tutto e faccio quello che mi hanno detto. Carta bianca, troverai di conti, io lo faccio. Ha detto, ma Gino, noi abitiamo qui dopo. Per il paese, le dice, perché era una cosa paese, di quei casi. Il paese adesso è una cittadina. Niente c'era, niente. Lì c'era sto caseificio piccolo, malandato. C'era bella la casa, sulla casa signorile, sì, dentro del 600, sì, e lì di sopra abbiamo fatto, mio marito ha messo la nostra abitazione sotto gli uffici e così, e lì è cominciato. Perché a Camisano c'era Frigerio, che era quello che firmava i bilanci della società. Amico mio, io avevo fatto le scuole, avevo fatto la tecnologia, la siderurgia, occorreva un tecnico da mandare a Latina. Io dovevo andare là a essere direttore d'arte. Ero a Milano e il signor Rinaldo, presidente, lui che è lì, il Vanola, il va a Casale. Casale, c'era già il Sorgino, sì, c'era già uno sta. Boh. No, no, diteveli lì, perché dietro tanti lader. Lei, una persona onesta, mi deve fermare. Compito più ingrato che esista, però io l'ho portato a buon termine. Lì c'era il direttore, era Sorgino, ufficialmente io assistevo, cercavo di aiutarlo. Io mi sono subbarcato tutta la parte tecnica, sì, e abbiamo iniziato. Era, no, era piccola. Sì, sì, era piccola. La pensi che metà era Galbani, metà era agricola, perché gli era la stala. Un toc, gli era le basche che fare 20 di noi, da cinema. E dopo un toc che ha cominciato a fare un po' da magazzino. Era bruta. Era. Quindi la tenia sbussò le luci,
vignata in un impese basta e andai in ancendere al fosso perché venivano lì sulle strade e a me tu giurare fai. Io ero sfollata alla Crocetta, una casina vicino a, al cimitero che c'era. Mio marito invece dormiva sempre in stabilimento per qualsiasi cosa dovesse succedere. Poi sono stata sfollata un po' a Marzio in montagna con la bambina e poi negli semi non è che abbia sentito molto la guerra perché come mangiare c'era la cappa. Bombardato. Sì, hanno bombardato l'allevamento nel 43 o poi dopo 44, 45 forse, era quasi la fine della guerra, che hanno preso l'allevamento enorme della Galbani con, praticamente fosse un accampamento di militari. Perché era talmente ordinato, no? Ogni viale con la sua pianta di frutta, ogni viale, non so, mele, pere, ciliegie, erano distribuite bene. E lì c'è stato un ferito, la bambina di un portinaio, poi mi ricordo che mi ha chiamato subito e sono andati in casa della mamma di questa bambina e mi è rimasto impresso il buco di dito che andava dentro. Lei che è successo che in luna quanta sentì gli apparecchi mi ha scappato perché quanto che è stato gli apparecchi l'allevamento che sta bombardando che resta sotto due persone te vuoi di più perché io ha sbagliato un po' allora, tiro, cioè la bomba è tutta distrisce è stata distrisce sì. Dopo lei era tirata a me mia mal e poi dopo che succede che gli dite che la malattia lei di maiali. Allora gli ha detto con gli occupati e che fa le cose questo durante la guerra? Durante la guerra. Penso che di aneddoti che di Casale Cremasco perché dopo questa gente si è affezionata a noi che per loro era Vangelo quello che diceva il signor Gine, come dicevamo noi. Che il signor Gino, i vernici che dava sempre all'asilo, io portavo proprio in fianco all'asilo, sempre Santa Lucia a Natale portava dei regali, non so, poi prima. Sì, ma hanno costruito anche l'asilo. Se non ho capito, appunto, ha contribuito anche. Sì, dava sempre con lui. Che aveva contribuito anche a costruire. Era tanto generoso su questo facente qua. Era una persona straordinaria nel signor Gino. Ale è una persona che ha gaita tanta per i cuorei adesso è mia perché ma però la Galvani la che si è prenta proprio per su me per esempio potrei dire che sono stata aiutata tanto perché al momento che mi sono malata a mio che era come mi ha mandato a dire ora che proposta che le sono già lunga e le lui che mi pulire le cure hanno mandato cioè perché hai dalla commissione a portare Margotta no, dopo di che la Galvani per me può per tutti la Galvani per persona a cercare la carità sì, alla Galvani sì. E maestra Ciandrini quella volta di un ragazzo che poveretto era cieco lui non lo sapeva che mio marito era partito per Roma e questo ragazzo ci è dato col carrello incontro e l'ha sporcato tutto. E loro l'ultimo di sopra si è cambiato e poi è partito per Roma. Dopo non so cosa abbia fatto, perché due anni dopo incontro una signora e mi fa, signora Ade, io non so cosa dire. E come ringraziare il signor Gino per quello che ha fatto. Ho detto, perché? Ma lei non lo sa, no? Perché mio marito se fa le cose non le dice, come io non le dico io. Ha pagato l'intervento mio figlio a Milano. E ha potuto recuperare. Ha recuperato la vista, Lui era fatto così, urlava il momento, chissà cosa gli avrà detto, ma dopo quando ci hanno detto il motivo ha pensato a metterlo a posto. Ecco. Ripeto, proprio se usciva, se era venuta lui la gente, anche se era un ricco, ti interessava, andava bene a tutti, dal ricco al povero, come si dice, no? Era un rapporto abbastanza facile col direttore, no? Veniva spesso nel reparto a vedere come andava, come non andava, conoscendoci di persona. Era più una famiglia quasi. C'era familiarità con gli operai, c'era con le famiglie degli operai, mia figlia giocava con i bambini degli operai, è cresciuta con i figli, e quando ci sono
le feste di classe e lei viene da Milano a Casale per le feste di classe. Io guidavo là e poi il biroccio, quando ero c'era guidavo il biroccio, ero sportiva allora, nel paese era e fumavo la sigaretta. Sì, io ero peccatrice perché io guidavo la macchina e venivo da Milano, già venendo da Milano, per loro era già città grande crema, che l'avevano mai vista, immaginarsi io che venivo da Milano. Io ero addirittura di dopo invece ci sono affezionati a me, che ancora adesso, che è morto mio marito, dice adesso non c'è più il signor Gino, ma c'è la signora Anna. Finché c'è lei, abbiamo ancora il nostro vito. L'economia agricola era preponderante. Dopo la guerra, almeno qui nella nostra zona, il 50% dell'economia faceva riferimento all'agricoltura. In un paese, non so, come Camisano, dove c'ero io, ci potevano essere una sessantina di piccole aziende. Tantissime, perché c'era una parcellizzazione della proprietà o dell'affitto, ma distribuita su superfici assolutamente oggi ridicole, cioè le 15 pertiche, le 20 pertiche che consentivano di mantenere nella stalla due tre mucche, cose di questo genere, no? Allora, quando si parlava di 10 litri per muta, erano le campionesse. Oggi ci sono mucche che producono 30 kg di latte per volta, cioè è una cosa spaventosa, no? Voi quanti animali, quante bestie avevate? 200. Lei 200? Non mi ricordo. Lei, signor? Erano nella grande quantità dei piccoli, massimo si arrivava alle 10 mucche, però ce n'erano tanti che ne avevano 2, 3, 4. Ah, quindi si passava da quelli? Si passava da quelli piccolissimi a quelle che oggi si direbbero, diciamo così, le medie aziende, ma già oggi le 200 mucche non è che siano, ecco. E per quanto riguarda la qualità del latte, allora non è che fosse richiesto, anche perché molto probabilmente le aziende non erano in grado di garantire una grande qualità del latte, soprattutto dal punto di vista della sanità del prodotto. C'erano sicuramente sporigeni, c'erano sicuramente cellule. Il latte, quando si mungeva, veniva fuori 35-36 gradi, no? Doveva arrivare al caseificio più caldo che sia possibile, perché lo lavoravano subito. La presenza di questi, chiamiamoli così, microbi, ecco, tanto per farci capire, insomma, queste cellule, oggi se superano una determinata presenza in percentuale, non vengono più neanche, non permettono più neanche che il latte possa essere ritirato. L'industria conta di ritirare latte che sia veramente di alta qualità, come diceva il signore. Erano tutti galbani, eravamo tutti proprio, era proprio, aveva una rete di raccolta che era come aveva la rete di distribuzione, aveva anche la rete di raccolta. Cioè la Galbani aveva un nome perché proprio aveva una rete di distribuzione di vendita e una rete di raccolta che proprio era famosa nella sua, aveva preso le stalle migliori, aveva un nome. Il lavoro di conferimento del latte avveniva attraverso i menalatte, praticamente che raccoglievano presso tutte le aziende, piccole o grandi, con dei bidoni. Oggi girano le autobotti, un'autobotte da con le quantità che vengono raccolte, un'autobotte può diciamo ritirare, non so, 150 quintali di latte passando per tre aziende, ecco. Che una volta non c'erano i camion, c'era il cavallo. Il dialetto la chiamava la cariaggia, con sui bidoni per latte, per le, vorrei, c'erano tanti piccoli, faceva il giro.
quando sono venuto a Castelgabbiano, no? Ho trovato le carriage della Galbani, no? In tempo di guerra con le ruote di gomma, che era difficile trovare le gomme per la Galbani, era la Galbani già, e con i cavalli lucidi, la carriage ben pitturata, che arrivava, ne cargava anche 30 bidoni, cavallo pesante e via. E test, io abitavo in piazza, stare a letto la mattina ti svegliavi da solo, perché le ruote col cerchione di ferro, con la neve gelata, crac 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 crac, e la nonna la diceva passa bene all'aria ora. Pensate che erano tanto pratici i cavalli delle carriage, arrivavano lì tre o quattro, quel periodo lì era in portineria, i conduttori della carriage erano addormentati sul carro e i cavalli venivano dentro per conto loro, cioè, sapevano la strada. Sapevano già la strada loro. Ce n'erano, penso che la Galbani ne aveva 6-7 di carriage che andava fuori, sì. Perché parlavano di 200 quintali di latte, 30 quintali. Però la raccolta veniva fatta mattino e sera. Bisognava alzarsi presto di notte perché il menalatte doveva arrivare nel caseificio verso prima delle 8. Nel Natale e nel Pasqua bisognava sempre lavorare, anche i casari bisognava sempre lavorare anche loro. E poi pian piano, no? Ho cominciato a girare con i camion, poi dai camion che caricavano ancora i bidoni, no? E sono passati alle cisterne. Menalatti erano ottimi, dirò di più, mi facevano una pena perché col freddo, messo sui bidoni, da soli perché ero, messo sul collo, scivolavano, si facevano male, eccetera. Poi la parte spigolosa del bidone, allora di ferro, tagliava un po' le mani, ogni tanto gli davo qualche guanto che non mettevano loro, non c'era la misura dei guanti. Anche quelli da giardiniere li portavano a casa, tenevano la mano, li usavano. Partivano alle 2 di notte col cavallo, col sonno che avevano, ma si addormentavano il cavallo invece di andare a casa senza aver raccolto il latte. Perché si addormentavano e il cavallo andava per conto suo. Ah, lui faceva la sua strada normale. Il latte allora veniva pagato con i famosi 3,27. Voi avete sentito i 3,27? Erano tre prodotti che si sceglievano. 27 erano 2 kg e 700 grammi di prodotto. Era il costo di mercato del burro, costo di mercato del formaggio, e un terzo che sceglievano gli agricoltori, quindi erano tre prezzi, tre moltiplicato 2,7 kg a secondo valore, e questo determinava il prezzo mensile del latte. Quindi c'erano dei mesi che andavano un po' più su, dei mesi che andavano più giù, comunque la media era annuale. Si andava casa per casa a fare il contratto. Contratto nebbia dell'orbo di sera, no? Ma quando si era parlato una giornata intera, arrivava la moglie: no, io non accetto mica, lì bisognava ricominciare. Dopo qualche anno ci è arrivato Vercesi, quel sistema lì è stato tralasciato, faceva sempre lui, ogni 6 mesi. Questo prezzo regionale, ecco. Il prezzo regionale del latte è stato fissato alla fine degli anni 70 e inizio degli anni 80. Sì, è finito le trattative singole, c'era ancora che faceva la trattativa singola, però la trattativa singola, ma poi per qualche agricoltore non ci andava bene perché non si sentiva più nessuno andare a fare il contratto del latte. Era una cosa importante allora. Avendo acquistato un po' di esperienza nel latte, gli ultimi 13 anni sono andato fuori a fare il controllo del latte per i cascinali. Allora lì ho fatto 13 anni in giro senza orari, perché dovevamo seguire i trasportatori del latte, sì. Andare nelle cascine
a prelevare dai campioni, portarli in chimica, sì. Facevano le analisi, quello che dentro non, la fabbrica, c'era dentro la fabbrica, quello che non andava bene, uscivamo ancora a vedere il perché, il per come, e è stato un lavoro molto faticoso perché non avevo mai gli orari. Allora una notte partivo alla una notte a mezzanotte, un'altra notte alle 5, alle 4. Tutte le sere io dovevo cambiare l'orario della sveglia. È stato un po' faticoso, però devo dire che è stato il lavoro che mi ha dato più soddisfazione. Avevamo il permesso per contratto di entrare a tutte le ore. Potevate nella casina. L'agricoltore sapeva già, sì, che noi arrivavamo all'improvviso. Ogni tanto arrivavo a sulla cariaggia di notte, non di giorno, nascosto, perché qualcuno, quando se arrivava a vederlo, no, che c'era solo il secchio, facevano finta di cadere in terra, lasciavano andare il secchio, no? Primi tempi, lei pensi che siamo partiti, almeno la mia epoca, siamo partiti con 800 quintali di latte al giorno. E poi dopo abbiamo incominciato a estendere la zona di raccolta e siamo passati a 1000 quintali, siamo passati a 2000, siamo passati a 3000, e quando sono andato in pensione io erano 5, 6 o 7000 al giorno. Poi negli ultimi anni di Galbani, prima di essere acquisita da Danone, lo stabilimento ha raggiunto dei picchi di 9000 quintali di latte al giorno. Oltre 10 volte tanto, esatto. Con una produzione annuale di crescenza che come picco ha avuto attorno al 21.000 tonnellate all'anno. Il latte si lavorava subito, man mano che arrivava non c'erano serbatoi per stoccaggio, non c'era niente. Bisognava lavorarlo. Da una parte c'era il vantaggio che arrivava il latte che già aveva iniziato la fermentazione, quindi non c'era bisogno di fermenti addirittura perché c'erano già nati. Con l'avvio della refrigerazione si è fermato, si è bloccato e quindi hanno cambiato i sapori dei formaggi. In peggio, ma mai meglio. Arrivava il latte, prima arrivava il latte, passava per la pesa, sì, pesavano, dopo arrivava in casone, sì, il nesto prima, il nesto metti di sopra, meschiava di sopra nella caldaia, sì, veniva giù dai bidoni lì, grossi, sì, sì, si chiamava. Secchioni. E gli metteva il caglio, sì, poi diventava pasta, ecco, sì, la lavorava dentro lì. E dopo quel punto lì cosa succedeva? Tagliava la cagliata, sì, ben bene la lavoravano, poi metteva gli stampi, sì, gli stampi, c'era uno che la girava due volte, dopo il pomeriggio portava in cella. E in cella era duro, era duro perché pensi che dovevano, loro prendevano le crescenze che erano dentro in un telaio di metallo, sovrapponevano un asse e poi le dovevano girare, no? Questo lavoro veniva effettuato a una temperatura di 4 gradi, 5 gradi, questo per le ore, per 8 ore al giorno. Ho fatto a te per gioia. Di tutto. Perché dopo quando mi sono lamentata che gli ho detto a Giannini, gli ho detto, Kristen, se la, cioè, andare a prendere le assi che venivano giù dal nastro e lavarle. Lavarle e prenderle, prendere e lavarle,
C'è io il posto bello di metterti, ma messo in cielo ho fatto dentro 7 anni. E quello era il lavoro peggiore, quindi? Sì, sì, quello lì è quello peggiore che c'era, era la cella. Iniziato in cella. Era un ambiente freddo, umido, lavoro molto pesante, fare 8 ore. Entravi a dopo pranzo alle 5, fuori c'era 30 gradi, andavi dentro, c'era 0 gradi. C'era l'asse di legno dove veniva lasciata asciugare. Asturgare, sì, esatto. E noi dovevamo ribaltare con le mani queste asse di crescere su, 9 forme di crescenze e uno stampo di ferro per dare la forma alla crescenza. Era un lavoro molto faticoso fare 8 ore al giorno così. Si andava a casa con la schiena rotta. C'erano delle pause perché lavorando in un ambiente disagiato ogni 2 ore c'erano 20 minuti di pausa per asciugarci un po', per riscaldarci. Avevamo un equipaggiamento di quelli, sembravamo dei robot, maglioni, giacca a vento, grembiule di cotone, stivali, calzettoni, babucce. Grembiule di plastica pesante fino in fondo, dal collo fino ai piedi, guanti di lana sotto, guanti sopra. Dopo periodo lì, ma prima io ho fatto tutta cella, 16 anni di cella ho fatto. 16 anni al freddo? Al freddo sì, però dopo ultimamente avevo in mano il muletto, portavo fuori avanti e indietro gli stampi, quella roba lì da lavare e disinfettare. Dopo il periodo estivo, siccome tutte le case non c'era il frigo, erano i primi che giravano, certo. No? Allora a formaggio fresco, la crescenza, faceva più poche, perché la gente non sapeva dove andare, comprava un caltucche lì, certo. No? Allora cosa faceva? Facevano i provoloni. Provoloni grossi. Perché quelli si conservavano. Perché quelli si conservavano. Sì. Che facevano, abbiamo fatto anche quelli che erano alti come me. Sì. Ho fatto anche i provoloni di sopra nelle vasche che mi arrivavano qua, piene di salina. Sì. E se cadevo dentro lì nessuno mi vedeva, annegavo dentro perché bisognava picchiare i provoloni per farli uscire dallo stampo da 25 kg. Bagnati, pieni di acqua, e dovevamo picchiarli per farli saltare fuori dallo stampo. Picchiamo fuori e i provoloni andavano ancora nell'acqua, no? Poi dopo pranzo, bei sudeci, mi dice il cremato, bei sudati, diceva ti, prendi la carriola e porti in salamoia. Mi metti il lago di Sugada, più timbran, il confessionale, fai su delle cese, con la paia. Le licenze, mi piede nella paia e si invece. Ma ti è pesante, tutta roba da quanti chili era? Des quinte, poi vinto che era. Dopo che era poi da 40. Io faccio allora un nastro doppio, due nastri con le donne sedute che avevano tutta la carta qui che veniva fornita. In testa c'era l'uomo che metteva su l'asse con tutte le cose, donne, ognuno prendeva man mano il nastro, portava la roba, faceva a mano. Ed è bello vederlo, era funzionale. Filare la pasta del provolone, all'inizio mi ricordo che li facevano ancora a mano, e la pasta del provolone raggiungeva i 50 gradi. Se si metteva le mani dentro nella pasta, effettivamente dopo 5 minuti io ero... Te mettere dentro le mani a quella temperatura lì, non piangere, però anche la salamoia si va dentro nelle dita, va dentro oggi, va dentro domani, ti faceva le piaghe, in poche parole, ti faceva dei punti. Io vengo a casa in bicicletta da Casale a Sarniano, dove non potevo chiudere la mano sul manubrio. Sono arrivato a casa, ho detto a mia mamma, dammi un po' d'acqua fresca che tengo dentro le mani. Quando io ho visto, ho detto, tu non andrai più, pega l'asse e le mani. Io sono già stata operata al cuore 4 volte. Sinusiti, bronchiti, cervicale, artriti, bronchiti, artrosi, sì. Tutte quelle patologie lì, sì. Anche perché sì, abbiamo lavorato tanto sulle serpentine in alto, che chi faceva quello in alto, la serpentina era qua, avevamo sui capelli di lana, sì.
e cioè si sentiva proprio il freddo che veniva alla testa. Quello è stato il periodo più brutto. Dopo col tempo si sono andato tutti. Chi lavorava al caldo stava al caldo, chi lavorava al freddo stava al freddo. Ci sono stati gli anni 52-60 dove tutti andavano a Milano per avere più libertà e via dicendo, la mano d'opera scarseggiava. Allora lì, in quegli anni lì, abbiamo fatto tante di quelle ore perché non c'era personale. Le feste nei fedi non si poteva. E le feste erano diradate nel tempo. Tante, facevamo tante straordinarie. Che un metodo io quindi non ne ho. Più no, che fatto perché mi immagini a calore la verità. Mi andavi a leggere i moriori. Fidanzate bisognava cercarle all'interno dello stabilimento, anche perché bussavano quelli del caseificio, non erano tanto amati dalle donne perché il mestiere del casaro era un po' un mestiere dove sentono molto di latte e allora... Un anno a Natale non volevamo lavorare a Natale, me, Anna Dalopisa, abbiamo fatto dalle 6 alle 2. Siamo andati a casa, abbiamo mangiato qualcosa, sono tornata alle 3. Il giorno di Natale? La vigilia di Natale. Non volevamo lavorare il giorno di Natale. C'era giù la neve alta così. Sono andati indietro alle 2:30, siamo andati a casa alle 7. Intonè alle 7. Alle 8 siamo tornati, siamo andati a casa a mezzanotte. C'era giù la neve alta così, sono caduta anche nel fosso. Per non lavorare il giorno di Natale, pensa. Sono arrivato io, le crescenze si facevano ancora nei secchioni, era lavorato tutto a mano, poi la meccanizzazione è avvenuta attorno adesso il 75, mi sembra, 75-76. Prima c'era il secchione, veniva tagliato con gli strumenti caratteristici dei casari, la lira, poi dopo c'erano delle macchine, delle grosse polivalenti li si chiamava, dove ci sono degli aspi meccanici che lavoravano meccanicamente con dei cicli prestabiliti il latte coagulato. La prima macchina, la prima polivalente, l'abbiamo fatta in collaborazione con l'ingegner Frau, che è qui di Tiene, e da qui ho cominciato a lavorare in un modo ben diverso, utilizzando taglio meccanico, scarico meccanico con i tubi direttamente nelle cose. Riproduceva grosso modo quello che veniva a mano con il secchione. Ed è stato un passo enorme fuori tecnologico.
sono iniziate le ristrutturazioni del caseificio, che sono avvenute nell'ambito di un progetto completo a step, cioè reparto per reparto, perché si costruiva reparti nuovi sugli esistenti, si doveva produrre e dare la possibilità di modificare. Praticamente si è rifatto lo stabilimento completamente e la tecnologia per lì si è partiti con la crescenza, perché nel 95 si faceva solo prettamente crescenza. Sì. Si partiva con una tecnologia, con un'impiantistica nuova, per cui c'è stata tutta una serie di preparazioni, di corsi, successivamente dopo un anno o due confezionamento nuovo. Scuole velocemente, perché i galvani ti assumeva. Certo. Quindi la scolarizzazione rimaneva ad un livello non alto, piuttosto basso. Media, diciamo così. Se andiamo a fare delle ricerche casale, avevo l'opportunità di assumere, non dico il 50% delle opportunità, erano dette al paese, no? Quindi c'erano dei nuclei familiari completi, 4-5 persone, quindi la scolarità veniva bloccata. Prendere persone, circa 20 persone, che non sapevano cosa mi ha fatto un computer in una scatola, fargli imparare a ragionare, perché il computer è un supporto. Non fa niente lui se non gli dici di fare qualche cosa. Quindi dare a loro una mentalità, usare il computer per fare formaggio, non è stato facile. Se vado a pensare che avevo persone di 40, anche a volte più di 40 anni, dare una scolarizzazione in quel senso, senza nessun supporto che era la nostra voglia di fare, ecco perché lo chiamate scommesse. È stato difficile, infatti sono stati fatti dei corsi che hanno portato dei benefici. Secondo me era meglio. Come prima cosa si era più, eravamo più vicini, quindi si riusciva a parlare, sì. Mentre adesso capita anche che si passano delle ore su una macchina soli, quindi lì davanti a una macchina che ci si augura chiaramente che va sempre bene, ci sono periodi che proprio questa macchina continua, si è lì davanti a controllare. Ci sono invece momenti in cui questa macchina fa impazzire. Prima lavoravi più fisicamente, adesso all'operatore noi gli chiediamo di controllare. Io spesso e volentieri sui turni scrivo, non so, controllore di processo, controllore di... Perché? Perché gli chiediamo di controllare, che le macchine eseguono le cose, diciamo, nel modo e nei tempi giusti. Oggi il rendimento non lo fa più la persona, perché il lavoro si è spostato ovviamente da manuale a meccanico, per cui il rendimento è dettato dalla... prettamente dalla linea. Prima fare la tua operatività voleva dire fare quella cosa, adesso fare quella cosa implica conoscere prima, conoscere dopo. Questo è il concetto che è diverso rispetto ad una volta. La manualità voleva dire faccio quel mestiere, giro la crescenza, faccio qualche cosa di meccanico e manuale in quel momento. Invece adesso il supporto è diverso, il supporto adesso ti dà l'opportunità di vedere tutto. Come igiene meglio però adesso. Però come igiene è molto migliore, perché una come volta igiene meglio adesso. La puzza non c'è più, non esiste più. Una volta il caseificio sentiva di latte, adesso il caseificio non sente più niente.
sindacato i rapporti non sempre erano tranquilli, però è ovvio che il sindacato, se non ci fosse, bisogna inventarlo. In Campania c'era il consiglio di fabbrica, ogni reparto aveva il suo rappresentante, no? Tra le gamerie, le elettricisti, la gente. Io in quel periodo lì ero rappresentante degli impiegati e ho fatto un periodo piuttosto grande. Primi anni è stato un po' duro perché era un lavoro, insomma, che non si poteva chiedere granché alla ditta. Facevano presto a dirti che se non ti andava bene là c'era il cancello. Si incomincia pian piano, no? Perché non è mai subito tutto chiaro e tutto rosso. Si incomincia le prime assemblee, un po' di discussione, poi si incomincia a prendere coraggio e allora poi dopo c'era una bella partecipazione perché era nostro interesse. Noi eravamo indietro rispetto ai metalmeccanici. I metalmeccanici prendevano molto di più e allora noi abbiamo incominciato a dire: noi che produciamo la materia prima, perché è quella che mi dà da mangiare, siamo indietro. Quelli là che fanno il ferro e sono più avanti. Allora ci sono cominciati col sindacato a fare i primi scioperi. È stato dal 62 al 68, proprio un cambiamento che abbiamo ottenuto, fatta la paga, le ferie, ma anche tutte le attrezzature. Noi a casa non avevamo il mezzo di comprare un paio di stivali una volta, costavano cari gli stivali. Se potete li rubavano. Se li mettevi là ti portavano anche via. Le trattative più tolte sono state queste, che noi non accettavamo soltanto gli stivali e i guanti, che era la soluzione, mi ricordo che Ciampolillo, se mi permetto, no, e diceva: sì, lo so, anche voi avete ragione, è vero, bisogna trovare forme di... però l'acqua lì bisogna, perché deve pure... però devo dire con onestà che l'azienda su queste questioni c'era, ecco, non è che non capiva l'importante ruolo. No, lo capiva, però le difficoltà erano trovare tecnologie avanzate che consentissero di migliorare le condizioni ambientali, però era prioritario. È meglio una lira meno, ma però l'ambiente che sia sano, poi bisognava scontarsi con la realtà. Però gli operai puntavano sempre sullo stipendio, più che sulle condizioni di lavoro. Sì. Il sindacato negli anni 70 riesce a compiere un grande passo culturale, no? Culturale nel senso che passa da una cultura conflittuale fra impresa e lavoratori ad un momento invece di partecipazione attiva, che però il sindacato si è conquistato. L'azienda si è resa conto che bisognava mettere insieme, mettere in ordine le cose, e da lì è cominciato il momento non più di scioperi di fronte ad una conquista di un diritto come facevamo negli anni precedenti, no? Ma bensì di un momento di confronto, di dialogo, di relazioni. Eravamo abbastanza agguerriti anche tra di noi, però quando era il momento di lottare insieme per ottenere qualcosa per gli operai, eravamo sempre insieme alle manifestazioni, insieme a fare tutto quanto. Mi ricordo che col dottor Ciampolillo era una persona un po' particolare, magari l'avete anche conosciuta. Noi capivamo al volo se si era alzato col piede buono o no. Se non si era alzato col piede buono, dicevamo: va bene dottore, ci vediamo domani. Che il giorno dopo si riusciva a ottenere quello che il giorno prima non avresti ottenuto, neanche piangere cinese. Quando l'attività sindacale andava a cozzare contro gli interessi della direzione, ti spedivano in qualche reparto che non era esattamente quello, come dire, piacevole. E nel caso mio particolare mi hanno mandato, io avevo chiesto il part-time nel frattempo, mi hanno mandato a lavorare nell'archivio, si chiama archivio, cioè tuttora, c'era archivio, c'era il servizio pubblicità, eccetera, ed era ricavato dalle ex porcinaie della Galvani, quindi in un reparto che non esiterei a definire confino ai tempi. Bel lavoro perché nessuno ti controllava, quindi uno poteva anche non fare un tubazzo, però insomma si andava davvero in effetti in un reparto in cui non avevi nessun contatto con gli altri lavoratori. Io sono entrato con la quinta e l'ho tenuto per 5 anni, non c'era un sindacalista che mi ascoltava. Allora sai cosa ho fatto? Me lo sono lasciato comperare dal capo Casaro,
al Masetta. Erano gli ultimi che facevano il ramino alle 9 di sera, no? E hanno detto: domani c'è sciopero, se venite a lavorare almeno domani, vi do il salto di qualità. Categoria. Categoria, no? Sì, facevano queste cose. Poi alla mattina al Meurare, torno sulla bicicletta, vado lì alla Galpani, allora, lì c'è tutto pieno, no? Da solo sera, ne via, sono mica palle. Cosa ci sei? Siamo a prima ti la paga, tu ne andrei. Siamo la prima di mia me o anche. Ecco. Perché io sono una famiglia che cresce. Io sono padre di 8 figli con 4 gemelli, ne? Caspita. Ecco, non bisognava scherzare. Comunque io sono entrato dentro. Sono tornato a casa alle 2 di notte da solo. La paga non me l'hanno data. Ecco. È per quello che mi sono legata al dito, no? Quando hanno capito il capocasaro che c'era la famiglia piccoli dietro, che, cioè, allora facevo straordinari. Però se avessi avuto una qualifica in più, oggi sta meglio. Quelli che facevano sciopero mal visti dal padrone, quelli, sì, che non facevano sciopero mal visti dagli operai. Poi... perché quelli lì rimanevano, e rimanevano crumini per tutta la vita. Le relazioni sindacali, secondo me, sono portate di più su un concetto di programmazione settimanale, di gestione oraria, non fine se stessa, del non è più da reparto a reparto. Adesso magari la relazione sindacale è sul programma della settimana prossima. Sì. Il programma della settimana prossima. Sì. Gestisci un'emergenza. Gli orari, le linee che accendiamo, la gente dove le inviamo, queste cose qua. Un problema come organizzarci per recuperare le produzioni. Sembra che le relazioni siano un po', non so, siano più sindacali forse rispetto a una volta. Una volta erano più personali, più aziendali, più cioè, c'era più partecipazione da parte dei delegati del consiglio di fabbrica e anche dei lavoratori che capivano. Oggi mi sembra che ci sia più, forse è una pecca forse di oggi, che si fa un contratto a livello nazionale e i lavoratori vengono un po' avvertiti dopo. La Galbani non è mai stata un'azienda di carattere padronale. Mai, anche negli anni 70, con gli scontri che ci sono stati, scioperi eccetera, però ho sempre capito, è sempre stata un'azienda imprenditoriale che ha avuto la capacità di investire e di guardare avanti. C'era una figura storica che purtroppo è deceduto in un incidente stradale, che era Piacentini Giuseppe, che noi chiamavamo tutti il Bogio. Lui era in magazzino come me, lui era della CGL, io ero della CISL. Lì ti tremende, ma io lo adoravo, ci adoravamo a vicenda, poi tra di noi liti tremendi, però eravamo sempre appunto uniti nella lotta per gli altri. Una persona equilibrata, il Piacentini, mi ha rovinato una vacanza, però mi ricordo che l'altra mi ricordo che avevo la casa ero tuttora in Sardegna, ero andato a Pasqua in Sardegna, però io so che così in Galbani non è che ci fosse un amore particolare per i preti, eccetera. E allora dovevamo un pochino togliere tutte queste abitudini un pochino ecclesiastiche che aveva anche lo stabilimento. Il venerdì di Pasqua, quando suonava le campane che era morto il Signore, ci si fermava, tutti i reparti si fermavano, 10 minuti di raccoglimento, destra, sinistra, non c'entrava niente, tutto il reparto si fermava, era una tradizione. Beh, dico, cominciamo da lì, dico, tiriamo via queste vecchie usanze. E io me ne vado tranquillo, dico, non fatele, cosa è successo? A un certo punto si sono scatenati contro il sindacato, ma il ridicolo è stato questo, che non era il sindacato la CISL, ma è stata la CGL, no? E mi ricordo che mi è toccato tornare dalla Sardegna, perché uno sciopero devastante. Abbiamo messo in piedi uno sciopero che voi non avete idea, abbiamo bloccato la produzione. Mi ricordo che il promotore di tutto è stato il Piacentini, Bogioli. Comunque il risultato è che sono stati ripristinati 5-10 minuti e io mi sono dovuto tornare velocemente dalla Sardegna, ma ricordo come se fosse ieri. Quando facevamo i comunicati, li affiggevamo in bacheca dei grandi comunicati con dei manifesti e lui si fermava, non c'era mai nessuno che voleva scrivere, no? Lui invece scriveva, un giorno andiamo su, eravamo io e Dario San Giovanni, un altro delegato, e lo vediamo che sta scrivendo, ce n'è da parte un altro che aveva appena finito, lo stava correggendo in pratica, lo guardiamo e c'è scritto tutto ordinatamente, poi a un certo punto c'è una riga. Giuseppe, cosa hai fatto?
cosa hai fatto? Era il pomeriggio, ti sei addormentato, eh? Si è addormentato mentre stava scrivendo il comunicato. È stata una cosa che ci è rimasta proprio, cioè, era nel pomeriggio, è seduto. Nessun scarezio con i dipendenti, dirò di più che la mia posizione era quello anche da insegnargli a loro, tanto è vero che io avevo abbellito, messo fiori a destra, fiori a sinistra, la fontana per esempio che c'era dentro. Io ho sempre avuto un rispetto per gli operai, perché io ho bisogno di loro, anche loro hanno bisogno di me, quindi se noi viviamo in simbiosi tutto va bene, ma se ci scontriamo non creiamo niente, solo caos. Viene con le ceste, viene 70-80 kg, 70 ceste di provolone. Quasi battesse inoltre sui campi. Gli era bella parità prima che gli fu la legge, però lavorava più se inoltre donne che gli uomini. Gli era più se firmi da nutre. C'è l'ira. Io gli era più se firmi da nutri, ci ha tirato se ne rei. Insieme a qualche uomo che era pur ragionevole, da quel mistero mi è schiato. Se invece che era da che chi si tirava sotto l'uomo, tu ti tirato per lui. Nel 68 è ovvio che l'intemperanza di un giovane trentenne che dirige uno stabilimento di primo acchito di 500 persone, è ovvio che gli sbagli sono stati fatti a profusione anche da parte del sottoscritto. Però un certo rapporto umano si è sempre mantenuto e quindi alla lunga ha ripagato ampiamente gli sbagli fatti prima. Io ho sempre dato importanza all'operaio che costruiva, perché si sentiva importante. Un particolare interessantissimo, Brignoli, che era detto, era uno pulito, bianco, tutto sempre in ordine, perfetto ordine, veniva scherzato dai dipendenti. Per il momento vedo che lo tormentano un po', dico io gli cambio posto, lo chiamo in ufficio e dico: senti, se io ti do questa mansione, ti do la casiola nuova, il grembiule nuovo, la scopa nuova, il basile nuovo, eccetera, tu mi tieni in ordine uno stabilimento. In ordine vuol dire non avere una carta in terra, operare, ma butta via cosa, la caramella. Benissimo! Vabbè. C'era lo stabilimento, lei poteva mangiare in terra. Tanto era in ordine. Il presidente, una volta, che mi ha detto, eravamo là in consiglio, con gli operai anche, chi è che ci fa che la polizia vede, eccolo, la Brignoli, venga qui, chiamato là in mezzo a tutti gli operai, questo qui che arriva in ordine. Te sei sta bravo, San Giovanni, dago 200.000 franchi di regalo a quest'uomo. Era premiato lui, scopava due volte, tre volte di più di quello che erano. Una con la moglie e il resto il consiglio, ma comunque così era un po' un'abitudine. E io conoscevo vita, morte, miracoli di tutti. Non si poteva parlare in reparto. Io mi ricordo una volta che ero a casa, avevo preso la multa, ci davano 100 lire di multa tutti i mesi. Noi avevamo, io almeno tutti i mesi avevo le multe da pagare. E il motivo era sempre quello. Sempre quello, perché si parlava. Come si fa a stare là 8 ore senza parlare? Non è che eravamo una qua, una là, là in gruppi così, come si fa a non parlare? Anche stando a casa, come gli dicevo, perché io una volta ero a casa e mi sono trovata in multa perché parlavano, messo la multa a tutti, non era la prima volta. E ho detto, ma io ero a casa e sarà per un'altra volta. E poi mettevano la lista dei nomi in portineria, così tutti leggevano e ci restavamo male. E allora dopo non parlavamo più per 2 o 3 giorni. Per due o tre ore. E poi si ripartiva ancora. Noi cioè, c'eravamo a Brisini, poi sera in bagai. Che era Giannini, mamma. Cinque in franca, mamma mia. Una volta io. Una volta che ci ha parlato la busta, che era più sui
La multa da pagare, chi so che un portacano ci ha parlato. Perché mi ritiravano, ritiravano. Sì, poi mi parlai. Cioè io ero sul bancale, perché c'erano i bancali, erano per le crescenze. Nel venire giù, con lo zoccolo, sono caduto e dicevo, via che botta. Pensé, e passato Giannini mi disse, me la franda multa, 1000 lire di multa. Allora il giorno era dopo lo trovo, mi ha attaccato via al muro, perché faceva il ragazzo. Ma te cagliai al muro, 1000 lire da multa per l'ostia, me le niente, lo dei Giannini. Quei Giannini le costa un po' care le ostie però, 2000! Pazzo! Nel 1991 nasce il progetto Serio. Progetto Serio è il progetto di costruzione dello stabilimento Danone di Casale Cremasco, che nasce sostanzialmente vicino all'insediamento produttivo di Galbani. Siccome Danone e Galbani erano, facevano capo a un'unica società, era un reparto della Galbani dove si produceva yogurt e questo reparto è nato su un terreno libero. I lavori iniziano nel 1990 per partire con la produzione nel settembre del 1991. Parte questa prima produzione, i primi volumi del 1992 sono volumi ancora abbastanza bassi, perché parliamo di circa 35.000 tonnellate di yogurt, e c'è un'evoluzione abbastanza costante nel tempo fino ad arrivare ai giorni odierni, in cui nel 2007, l'anno scorso, abbiamo prodotto circa 65.000 tonnellate di yogurt. A livello di automazione, prima dell'avvento di Danone, diciamo che non c'era praticamente niente, diciamo che c'erano solo delle polivalenti. La ristrutturazione ha fatto sì che il passaggio delle produzioni diventasse da tipo artigianale a industrializzato, meccanizzato, tutto con impianti automatici. Era uno stabilimento nel 1991 già ad un livello di automazione molto spinto, molto elevato, poi con una tecnologia piuttosto che un'altra. E già nel 91 Danone aveva investito in non so in quante migliaia di ore di formazione del personale per poter partire in certe condizioni, perché chiaramente il training, la formazione diventava un qualcosa di per forza che era obbligatorio. Nel nostro territorio i cambiamenti sono molto difficili da essere attuati, da essere assorbiti. È stato tremendo, Cioè, me personalmente, poi quando mi hanno detto di andare a lavorare in Danone, io dico la verità, 3 notti non ho dormito. Era una realtà diversa, io avevo 45 anni, cioè uno lavora in un determinato modo e tutto, poi passi di là con sistemi diversi. Cioè, dopo ho reagito, però, ragazzi, è dura, Non è facile passare dalla manualità all'automazione. Prima per un discorso di apertura mentale. Due per un discorso di motivazione, perché comunque ci sono difficoltà, si cambia modo di lavorare, si cambia sistema, e poi c'è sempre comunque un terzo argomento che ha a che vedere con quella che si chiama produttività. Oggi parliamo già di robot, parliamo di sistemi automatizzati, che sì, non è che abbiano l'obiettivo in sé di sostituire la manualità dell'operatore, ma hanno l'obiettivo sempre di rendere automatici certi cicli, ma soprattutto di aumentare le cadenze e la velocità del processo. A livello di ridimensionamento del personale è evidente che qualcosa c'è stato. Sicuramente non è stato fatto un taglio di personale, ma è stata fatta una politica in cui tutte le persone che si avvicinavano al pensionamento non era prevista la sostituzione. Basti pensare che io parlavo con l'ingegnere Esposito, che era un ingegnere che arrivava da Napoli, che era per le ristrutturazioni, quando la Danone comprava qualcosa, mandava quel tizio qua, era un ingegnere, no? Cioè lui a un certo punto è venuto lì in Galbani, ha scombussolato tutto, sì. Ha preso questi qua, li ha portati di là, li ha portati di qua. Lui mi ha detto, guarda, io ti assicuro che nell'arco di 5 mesi qui 120 persone vanno a casa, altrimenti non si muovono più. Gente che lei ci parlava a lunedì, diceva, ma cosa ti manca andare in pensione? Mi mancano ancora 3 anni, martedì andrà in pensione, no? Cioè, mi hai detto 3 anni, no, non ce la faccio più. Io ho vissuto le due realtà, la realtà padronale di Galbani e la realtà di questa multinazionale che è subentrata dopo il 90.
Io posso riassumere le due gestioni che prima diciamo contava la persona, nel senso che tutto era affidato diciamo o al direttore di stabilimento o meglio ancora diciamo al consigliere delegato che poi demandava ai direttori le gestioni degli stabilimenti, quindi era personalistica la gestione, era padronale e verticistica, dopo è la struttura che reggeva. In poche parole la persona costava molto molto meno e questo sopperiva anche dalle grosse deficienze per quanto riguarda la direzione dello stabilimento che anche Danone ha avuto, ma gli scossoni per quanto riguarda poi la gestione e la produzione erano minimi, perché dove la persona diciamo cedeva sopperiva la struttura. Prima invece era molto, molto diverso, se cedeva la persona, cedeva praticamente tutta la struttura. Allora, tutto...